Ciao e bentornati sul mio canale YouTube, dove oggi parliamo di ectomorfo atrofico e grasso addominale. Ho deciso di fare questo video perché uno, non c'è praticamente niente sul web o comunque poche cose di argomenti così specifici dove ti spiegano per filo e per segno cosa occorre fare, perché ti ricordo che se è ectomorfo atrofico, conoscere perché c'è grasso addominale e quindi la relativa strategia per andarlo a ridurre effettivamente è molto importante. Due, perché seguo in prima persona diversi ectomorfi, tra cui ectomorfi atrofici, all'interno del percorso Formula Ectomorfo, un percorso che ho strutturato su misura per ectomorfi, anche quindi ectomorfi atrofici, che seguo da vicino. Ok? Ti ricordo, se non sei iscritto al canale, iscriviti in alto a sinistra, perché ogni settimana escono tanti nuovi video, almeno tre, dove andiamo a trattare argomenti di questo tipo e argomenti affini, ok? Comunque se guardi sul canale, se sei nuovo, trovi oltre 500 video, quindi ne hai veramente tanti, un po' su tutto quello che concerne alimentazione, allenamento e corretta postura, ok? Allora, quindi, cominciamo, Occhio qua, cerca di seguirmi, se poi ti vengono delle domande mentre sono nella spiegazione, lascia pure un commento qua sotto, ti rispondo molto volentieri. Ok? Allora, innanzitutto chiariamo bene chi è l'ectomorfo atrofico. Allora, l'ectomorfo atrofico è una particolare sfumatura di ectomorfo che si distingue per alcune caratteristiche. È chiamato anche skinny fat, falso magro, hard gainer. Perché? Perché presenta, tu lo vedi, è il classico soggetto che lo vedi vestito, sembra magro. Se poi lo vai a vedere invece ad esempio in costume, è magro sì, ma ha un'alta percentuale di massa grassa, ok? Soprattutto a livello addominale, ha le classiche maniglie, accumula sull'addome, sulla parte lombare. E quindi ha spalle strette, arti lunghi. È un soggetto che fa molta fatica a crescere muscolarmente. Attenzione, non è impossibile, ma è possibilissimo andando a lavorare su due fattori che vedremo tra poco, ok? Per vedere i risultati ci vuole tempo, mediamente buoni risultati si vedono tra i 12 e i 18 mesi con un piano specifico di alimentazione e allenamento, poi si può andare a migliorare certamente. Quindi soprattutto all'inizio, nei primi 2, 3, 4, 5 mesi, ti guardi più o meno ti sembri uguale. Ho tante esperienze, ne ho seguiti veramente tante, che purtroppo all'inizio i risultati sembrano non arrivare. Ti assicuro che se fai le cose fatte bene per filo e per segno, arrivano, ok? Allora, quindi questo è l'ectomorfo atrofico. Andiamo per prima cosa a vedere due concetti di fisiologia che è importantissimo conoscere per non ritrovarsi frustrati, dire no, ho perso lo tempo. Ci sono due cose che devi sapere. Allora, uno, l'ectomorfo atrofico ha mediamente un'alta resistenza insulinica. E poi adesso tra poco andiamo a vedere bene che cos'è resistenza. Poi, un'altra cosa che è direttamente correlata alla resistenza insulinica è la resistenza all'anabolismo. Se già mi segui saprai che ho fatto un video molto dettagliato sull'ectomorfo e la resistenza all'anabolismo. Se non l'hai visto, basta che lo cerchi sul canale e lo trovi, ok? Allora, abbiamo detto sono direttamente correlate, però cerchiamo di vedere un attimo, scendere nel dettaglio, e che cos'è la resistenza insulinica. Allora, la resistenza insulinica è l'opposto della sensibilità insulinica. Significa avere difficoltà a rispondere all'ormone che si chiama insulina. Forse l'avrai sentito, questo ormone, diciamo, è molto famoso perché soprattutto nell'ambito del dimagrimento si tende un po' a sopravvalutare questo ormone. Certamente è importante, ma non tutto ruota intorno all'insulina. Comunque, l'insulina è un ormone secreto dalle isole pancreatiche, ormone ipoglicemizzante, quindi ha lo scopo di far captare alla cellula il glucosio ematico e farlo entrare nella cellula.
muscolare, gli adipociti e via dicendo. Ora, aver resistenza insulinica significa far fatica a rispondere a questo ormone, significa che il tuo corpo, le tue cellule hanno bisogno di una dose maggiore di insulina, ok, per far entrare il glucosio nelle cellule. Questa è la resistenza insulinica. Contrario, sensibilità insulinica, una buona sensibilità insulinica vuol dire riuscire a rispondere bene all'insulina, quindi molto facilmente fare entrare il glucosio nelle cellule. La resistenza insulinica, lo vedremo tra poco, è direttamente correlato a un eccessivo introito calorico protratto nel tempo, ma tra poco lo vedremo. Ora andiamo alla resistenza all'anabolismo. Dicevo, è direttamente correlata perché? Perché se c'è resistenza insulinica, devi sapere che l'insulina è il principale ormone anabolico del corpo, non è il testosterone, come tanti erroneamente in quest'ambito sostengono, ma probabilmente non so neanche loro, lo dicono solo perché a loro volta gliel'hanno insegnato. Il testosterone è molto importante per la crescita muscolare, ma ancora prima viene l'insulina. L'insulina è anabolico, quindi innesca tutti i processi di crescita. Se tu capisci bene che se le tue cellule hanno resistenza insulinica, direttamente hanno anche resistenza all'anabolismo. Quindi se sei in una condizione, e riassumo, dove hai grasso addominale e quindi c'è resistenza insulinica, c'è anche resistenza all'anabolismo e quindi massa muscolare, farai moltissima fatica a metterne, ok? E questo è un motivo per cui l'ectomorfo atrofico fa così fatica a crescere muscolarmente. Non è l'unico motivo, ci sono altri fattori sul sistema nervoso, ma non ne parleremo qui. Comunque, all'interno del percorso Formula Ectomorfo, con chi me lo chiede, vado molto nel dettaglio su questo tema, ok? Quindi, prime due cose da tenere in considerazione sono resistenza insulinica, difficoltà quindi a captare l'insulina, direttamente correlata c'è la resistenza all'anabolismo, in particolar modo muscolare. Per l'ectomorfo atrofico quindi sarà importante prima focalizzarti sul dimagrimento corretto, poi andremo a vedere la strategia a tre fattori per riuscire ad averlo e successivamente lavoriamo sull'ipertrofia muscolare, ok? So che alcuni concetti sono difficili, io cerco di renderti il più fruibili possibile. Se hai comunque domande, lascia un commento sotto, ti rispondo molto volentieri. Ok, detto questo, andiamo a vedere un attimo. Quali sono i 5 fattori principali per cui accumuli grasso a livello addominale? Allora, sicuramente il primo è il profilo ormonale. Facciamo una carrellata veloce su quelli che sono i profili ormonali. Profili ormonali tu ne hai fondamentalmente due, che poi possono diventare tre. C'è uno, il profilo androgenico, che è quello maschile per eccellenza, dove per questo appunto profilo ormonale si tende ad accumulare sopra e soprattutto sulla fascia addominale. È un profilo ormonale tipico dell'uomo, o anche alcune donne ce l'hanno, ok? Poi c'è dall'altra parte il profilo invece estrogenico, quello classico delle donne, soprattutto della donna in gravidanza, dove c'è un accumulo dalla vita in giù, quindi nelle gambe, tensione di liquidi, di adipe, come dicevo, caratterizzato dalle donne, soprattutto la donna ginoide. Infatti ho costruito un programma apposito, Slim Fit, per la donna ginoide, ma anche al contrario ci sono uomini che hanno un profilo ormonale comunque estrogenico, ok? E poi c'è il terzo, che è il profilo misto, che è un soggetto che è misto, tende ad accumulare quindi sopra, sotto, un po' in maniera omogenea, ok? Quindi questo è il primo fattore. Purtroppo sul profilo ormonale ci puoi fare ben poco, è genetico. La bella notizia, che al contrario di quello che ci pensavo una volta, incide più o meno un 10-12% su quello che è comunque il tuo fisico, la composizione corporea. Si può lavorare ampiamente con diete e allenamento, ok? Poi andiamo avanti. Secondo fattore, appunto la resistenza
insulinica, quella che abbiamo appena visto. E la quella cosa importante che devi sapere, una volta si pensava, e purtroppo oggi tanti lo dicono, demonizzano un po' i carboidrati, perché una volta appunto si diceva che la resistenza insulinica, che poi è una cosa che viene a marcarsi nel tempo, soprattutto nelle persone che ad esempio hanno resistenza insulinica nella sindrome metabolica che poi può sfociare in diabete, la resistenza insulinica era dovuto a un consumo eccessivo di carboidrati. In realtà gli studi hanno visto che è vero ma non verissimo, nel senso che il primo fattore che determina resistenza insulinica è un'alimentazione ipercalorica, quindi un eccessivo introito calorico protratto nel tempo. Ok? Quindi, capito? Ti faccio un esempio. Se tu sai che hai un fabbisogno giornaliero di 2200 calorie, nella tua vita sei abituato a mangiare di più, quindi ad esempio 2004-2005, questo è un problema se lo mantieni costantemente, perché porta a resistenza insulinica. Ok, va benissimo, soprattutto per l'ectomorfo, avere dei periodi di ipercalorica, ma prima o comunque devi alternare nel tempo dei periodi di alimentazione ipocalorica, quindi stare al di sotto. Sei? Resistenza insulinica può essere acquisita nel tempo, come nel caso appunto della sindrome metabolica, poi del diabete, o ci sono condizioni particolari dove c'è proprio la mancanza di insulina, come nel diabete di tipo 1. Questi soggetti non producono proprio insulina, ancora oggi le cause sono sconosciute, quindi hanno bisogno di un'introduzione esogena di insulina. Comunque, se guardi sul canale, ho fatto diversi video sul diabete con un ragazzo molto bravo, con Mattia, che ti invito ad andare a vedere. Lui è proprio specializzato nel diabete, quindi vatti a vedere i video, ok? Andiamo avanti. Il tessuto adiposo purtroppo ha la caratteristica di essere scarsamente irrorato, quindi scriviamo scarsa irrorazione. E io l'ho messo come terzo fattore, perché? Perché se ci pensi, se già sei un soggetto come ad esempio l'ectomorfo atrofico o ad esempio l'endomorfo che tende ad accumulare facilmente, tu sai che il grasso, il tessuto adiposo è scarsamente irrorato. Se non fai qualcosa per irrorarlo, che ci sono diverse tecniche che ne andiamo a parlare nei miei percorsi, le andiamo a mettere in pratica nei vari percorsi, primo fra tutti formula ectomorfo specifica per ectomorfo, ma poi anche gli altri percorsi, fisico funzionale extreme, fisico funzionale gold, fisico funzionale fast e gli altri percorsi che trovi sul mio sito fisicofunzionale.com. dicevo, il tessuto adiposo è scarsamente irrorato, quindi rischi di entrare in un circolo vizioso dove il grasso genera altro grasso, quindi assolutamente cerca di fare dei lavori di irrorazione. Quarto fattore che predispone all'accumulo adiposo è la postura. Molto sottovalutato questo fattore, però anche qua, se ci pensi, oggi purtroppo viviamo in un mondo dove stiamo sempre seduti, nel senso, o al lavoro, alla scrivania, o siamo al PC, o alla sera a casa in poltrona. Stare seduti predispone un utilizzo scarso dell'addome. Questo fa sì che ovviamente non venga irrorato, quindi torniamo sempre qua, e quindi questo nel tempo va, entri nel medesimo circolo vizioso che dicevo prima, il grasso genera altro grasso. Ok, quindi postura. Ultimo fattore è lo stress. Ne ho già parlato moltissimo in altri video, perché lo stress, devi sapere che lo stress per un meccanismo ancestrale va a stimolare la secrezione di cortisolo. Cortisolo è un ormone sia catabolico, che quindi cannibalizza il muscolo, e di questo non abbiamo bisogno per niente nell'ectomorfo atrofico, e dall'altro lato stimola l'accumulo adiposo, soprattutto, ahimè, a livello addominale, ok? Lo puoi andare a vedere su un qualsiasi libro di fisiologia, vedrai che il cortisolo fa questo.
E purtroppo l'ectomorfo in generale, non solo l'atrofico, comunque è un soggetto che psicologicamente è ansiogeno. Cosa vuol dire? Se l'ectomorfo si stressa molto, è il classico soggetto, lo sono anch'io ectomorfo, non atrofico ma ho un'altra sfumatura, quindi questo lo so bene, che tende ad avere mille pensieri, pensa sempre, 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 rimane lì. Ovviamente questo va a ingigantire lo stress, quindi se non vado a lavorare su questo aspetto, e lo vedremo qua come farlo, rischio di andare a accumulare grasso sull'addome ancora di più. Ok? Ci sei fino a qui? Quindi abbiamo visto due concetti di fisiologia essenziali: resistenza insulinica, resistenza all'anabolismo direttamente correlati, i cinque fattori che predispongono poi all'accumulo adiposo: profilo ormonale, resistenza insulinica, scarsa irrorazione, postura e lo stress, in particolare che l'ectomorfo è un soggetto di natura ansiogeno. Se hai domande, scrivi qua sotto che ti rispondo volentieri. Andiamo all'ultimo punto, finalmente è pratico. Vediamo qual è la strategia pratica a tre fattori per riuscire a ridurre il grasso addominale. Allora, seguimi attentamente, eh. Grasso addominale. Noi dobbiamo riuscire a ridurlo, è il primo step. Finché non sei in grado quantomeno di vedere una bozza di addominali, che vuol dire che la tua percentuale di massa grassa sarà più o meno 15, volendo anche 16%, vuol dire che tu, se sei al di sopra, hai resistenza insulinica, quindi la tua capacità di crescere muscolarmente è veramente bassa. Quindi non ha senso farlo. Allora, strategia tre fattori. Primo fattore. Questo la letteratura ci mostra che è fondamentale e forse il più importante, devi andare ad assumere il deficit calorico. Se ne parla tantissimo di questo deficit calorico. E anche qui ci sono delle considerazioni importanti, ascoltami bene. Allora, deficit calorico. La letteratura ha visto che il valore ottimale per ottenere un dimagrimento efficace nel tempo è di circa 500-550 calorie. Allora, 500 calorie, ti faccio anche qui l'esempio pratico. Esempio, hai 2200 di metabolismo basale. Vuol dire che dovrai andare ad assumere circa 1700, ok? Questo è il tuo valore di alimentazione in ipocalorica. Dall'altra, quindi dovrai mangiare qui. Non ha importanza se fai la dieta chetogenica, sai quella mediterranea, sai quella dieta zona. Ci dedicherò un bel video su questo, dove vedremo che alla base di tutto c'è il deficit calorico. Quindi l'introito calorico giornaliero è quello che ti serve per andare a dimagrire. Non conta chetogenica, dieta zona, mediterranea, quindi la percentuale di macros. Conta soprattutto il deficit energetico. Ok? Quindi deficit calorico. Stampatelo bene in testa, eh. Poi, secondo fattore che ci deve aiutare ad avere un introito calorico ridotto è l'attività fisica, e anche qua attività fisica. La domanda classica è: ma devo fare cardio o devo fare pesi? La risposta è: tutti e due devi fare, soprattutto se è ectomorfo, atrofico, perché da un lato l'attività muscolare che aiuta a costruire o perlomeno a mantenere la massa magra, la massa muscolare. Dall'altro lato, l'attività cardio ti aiuta sicuramente dal punto di vista della salute, però c'è anche un miglioramento dell'ossidazione dei substrati, quindi del glicogeno, dei grassi,
fatto un bellissimo video proprio sull'ectomorfo e il cardio, i 5 benefici. Magari vatelo a vedere, se me lo ricordo lo lascio qua sotto. L'attività cardio in particolare, ti dicevo, che cosa fa? Va a ottimizzare la composizione corporea, l'uso dei substrati, vai a migliorare la tolleranza ai carboidrati in particolare. Cioè, c'è tutto un miglioramento sistematico. Ecco perché è importante andare a mixare. Esempio classico, potresti fare 3-4 volte a settimana delle sedute di pesi di corpo libero, che poi è quello che facciamo in forma ectomorfo, un 2 volte invece di attività cardio bassa intensità, quindi 40 minuti. Perché? Perché vai a migliorare i mitocondri, soprattutto diciamo che con il deficit calorico associato il tuo corpo va a spazzare via i mitocondri vecchi che non funzionano bene, c'è una biogenesi mitocondriale per cui poi vai, il tuo corpo va a funzionare meglio. Comunque ti dicevo, ti ho dedicato un bel video, se poi vuoi approfondire vai nel video training gratuito di Formula Ectomorfo. Quindi attività fisica, devo mixarla. E poi c'è l'ultimo fattore importantissimo che riguarda lo stress di cui parlavamo prima, che sono gli esercizi di respirazione. Anche questo è un fattore ampiamente sottovalutato, ma ne ho provato in primis l'efficacia, ma sono tanti studi che ne documentano l'efficacia. Ti dicevo che l'ectomorfo tende a essere già stressato di suo, è un soggetto ansiogeno. Se poi ci vai ad aggiungere lo stress della vita di oggi, lavoro, impegni, figli, famiglia, paga questo, paga quello, sempre di corsa, sempre di corsa, stress promuove la secrezione di cortisolo, questo meccanismo ancestrale che era tipico dell'uomo delle caverne. Come faccio ad abbassarlo? Il cortisolo lo puoi abbassare soprattutto respirando correttamente, attività di meditazione, pilates, yoga, fallo pure, va benissimo, ti aiuta a abbassare il cortisolo e quindi il grasso addominale. Ok, quindi anche qui devi mixare deficit calorico, attività fisica, sia la cardio che muscolare, ed esercizi di respirazione. Ok, quindi questo era l'argomento di oggi, ectomorfo atrofico, grasso addominale. Su web, come ti ho detto all'inizio, non c'è praticamente niente di così specifico. Ora puoi mettere in pratica da solo, ci vorrà tempo, però almeno riesci ad ascoltare bene il tuo corpo, capisci determinate cose. Oppure, se vuoi farlo, possiamo farlo insieme all'interno del percorso Formula Ectomorfo. Ti lascio comunque il link qua sotto, dove puoi anche scaricare un training gratuito, quindi approfondire ulteriormente. Quindi che dire, se non sei iscritto al canale io ti invito ad iscriverti, ogni settimana escono nuovi video, lascia un commento se hai dubbi o domande, sicuramente mi darai degli spunti per nuovi video, nuovi argomenti. Ok, lascia un bel like se il video ti è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Mattia.